seadas o sedadas, come si suol dire. Farina e semola che andiamo a impastare con una bella noce di strutto. Poi mettiamo 3 uova. Questo è un dolce proprio della tradizione sarda, che facevano i primi le mogli dei pastori, perché avevano la materia prima che era il formaggio fresco, che lasciavano inacidire naturalmente per un paio di giorni. Quando acquistava l'acidità giusta era pronto per le sevadas. C'erano queste vecchie zie di mio marito che le facevano, proprio loro erano di un paesino, erano vecchie signorine, quindi sai, dedicate alla famiglia, alla casa, e queste cose le facevano con molta naturalezza. Proprio è un dolce che nasce nelle zone del Nuorese, però le fanno anche a Cagliari. Non hanno lo stesso risultato di quelle nuorese, perché è proprio la tradizione nuorese. La sfoglia presa poco è sottile quanto basta. Le sevadas in genere che si fanno hanno la dimensione di una ciotola, però io le faccio più piccine perché mi sembrano più buone, più belline, proprio caserecce. Sono 2 sfoglie che poi vanno a sovrapporsi. La mia mamma era siciliana, papà sardo. I miei primi 13 anni li ho vissuti in Sicilia, Poi sono andata in Sardegna. L'ho portato io dalla Sardegna, proprio da questa produzione di questo paesino Tiesi, vedi? Casa Fadda di Tiesi. Non lo fanno ancora artigianalmente. L'ho comprato che era molto fresco, l'ho fatto un po' inacidire, anche se forse andava di più inacidito, ma comunque va ugualmente bene. Adesso industrialmente, per esempio a Cagliari, li fanno col formaggio, con il formaggio dolce, e non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, perché il gusto del formaggio dolce non è quello acido. Lo vedi come fila? Faccio tipo polpettine, questa per la piccina. Poi prendo il limone, l'acqua spargo di limone e la vado a mettere in sede. Poi preparo l'altra prima che sia densa. Adesso le vado a sistemare, perché chiaramente prima non mi sono venute perfette, ma anche se non vengono perfette sono belle, perché le cose fatte in casa sono così, e sono pronte da friggere. Adesso le friggiamo con olio extravergine. Questo per esempio è un olio sardo. Facciamo scaldare. Nel frattempo io preparo il miele aromatizzato, che va a guarnire e insaporire ancora di più, quindi dà la nota dolce, che qui non c'è perché sono senza zucchero, dà la nota dolce alle sevadas. Devo dire la verità, quando sono arrivata in Sardegna chiaramente mi sentivo molto siciliana, adesso mi sento molto sarda, sai, perché sono più gli anni che vivo in Sardegna che non quelli che ho vissuto in Sicilia, anche perché poi piano piano la Sicilia va svanendo anche dai ricordi, sai. Sei soddisfatta? Direi di sì. La pasta, vedi, bella friabilissima. Questi, se tu le prepari e li cuoci subito, non si sollevano. Se le lasci un po', si gonfiano. Questa non è mia, è tua. No, è tua. Io le mangio sempre, sai. Hai truppato, perché